6 marzo mi sono chiuso in casa e sono rimasto in totale solitudine e isolamento per 95 giorni. Ho scelto di affrontare il lockdown con un approccio strategico e una dedizione militare per mettermi alla prova con sfide sempre più difficili. Nuova routine per allenarmi e rafforzare il mio equilibrio mentale, lavorare a The Rev e ai nostri clienti, costruire una nuova startup che si chiama Foregip, continuare a scrivere il mio libro e ovviamente prepararmi a ripartire. L'ho raccontato in questi mesi in un vlog che ho chiamato Manuale di Resistenza e che trovate sui miei social. Dopo 95 giorni esatti, martedì mi sono svegliato alle 6 e sono andato a prendere un treno per fare 900 km attraverso l'Italia. In pratica la mia prima uscita di casa è stata per andare a fare la mia prima exit, che detta così non ha molto senso, per cui è necessario farvi una premessa. Chi ha già sentito parlare di startup o magari ha semplicemente letto la storia di Apple e di Steve Jobs sa che non è altro che un'azienda appena nata. La differenza rispetto a un'azienda tradizionale però è che una startup innovativa nasce con l'obiettivo di inventare un prodotto che ancora non esiste o per rivoluzionare qualcosa che è già sul mercato. Mark Zuckerberg, ad esempio, ha fondato una startup di nome Facebook per inventare un social network, mentre quando sono nate Airbnb, Amazon, Spotify, la gente già affittava case, acquistava online e ascoltava la musica, ma loro hanno trovato un modo innovativo e più efficace per farlo. Spesso a fondare una startup non è un industriale ricco e affermato, ma un ragazzo squattrinato con l'intuizione giusta e le capacità per metterle in pratica, e dunque va alla ricerca di investitori che vogliano finanziare il suo progetto, investendo i propri soldi per diventare soci dell'azienda, con l'obiettivo quindi di farla crescere e rivendere la propria quota in futuro. Da quel momento comincia la parte difficile, perché il ragazzo diventa a tutti gli effetti un imprenditore e ha tutta la responsabilità di dover mettere in piedi un'azienda da zero, assumendo persone che non conosce, con cui costruire un prodotto che non esiste, da lanciare su un mercato a cui potrebbe non interessare. Risultato: il 95% di tutte le startup innovative al mondo fallisce e muore nel primo anno di vita. E tra le poche che sopravvivono, solo alcune continuano a crescere fino ad andare in attivo, ovvero a guadagnare più di quanto spendono e dunque a generare profitti. Nella migliore delle ipotesi, questo percorso si conclude negli anni successivi con quella che viene chiamata exit, ovvero quando i soci dell'azienda decidono di cedere le proprie quote e vendere l'azienda, magari ad un colosso del settore che decide di acquisirla e integrarla nel proprio business. Una lunga premessa per spiegare a chi non mi conosce che questo è quello che io faccio nella vita. Quando avevo 27 anni, mentre preparavo una tesi di laurea che non avrei mai discusso, ho fondato una startup innovativa che si chiama The Rev e ho convinto alcuni fondi a investire oltre 1,5 milioni di euro nel mio progetto. A 30 anni ne ho fondato un'altra che si chiama Gifoni Innovation Hub e l'anno scorso una terza che si chiama Forekip. The Rev è una di quelle startup che ha superato il suo primo anno di vita e in questi anni è cresciuta molto, andando in attivo e raggiungendo risultati molto importanti, passando dall'essere una startup ad una vera e propria azienda, ma soprattutto trasformando me da studente fuori sede ad amministratore delegato. Non nascondo che con The Rev ho affrontato alcuni dei momenti più difficili della mia vita, in cui ho pensato davvero che potesse fallire, ma poi abbiamo lottato, siamo sopravvissuti e abbiamo cominciato a crescere e ad espanderci. Negli ultimi 2 anni quindi ho lavorato per lo step successivo. Io non ho mai avuto intenzione di vendere la mia azienda, per cui ho puntato a un obiettivo ancora più ambizioso, una exit strategy al contrario, in cui è il fondatore della startup a ricomprare le quote che all'inizio aveva ceduto ai propri investitori. Nei giorni scorsi questa sfida si è conclusa, perché sono uscito di casa per la prima volta dopo 95 giorni per andare a Napoli, sedermi davanti a un notaio e firmare l'acquisto delle quote dei miei primi investitori per riacquistare la maggioranza della mia startup. E nel bel mezzo della crisi più profonda che l'Italia ricordi, io ho scelto di investire tutti i miei risparmi ancora una volta sulle mie idee, sul mio team e sul futuro che ci aspetta. Un futuro in cui io continuerò a ringraziare ed essere sempre grato ai miei primi investitori per avermi dato fiducia
e per aver scommesso così tanti soldi su un ragazzo che non solo non aveva mai fondato un'azienda prima d'ora, ma non ci aveva mai neanche lavorato come dipendente. In quel momento hanno creduto in me più di quanto facessi io stesso. E grazie a loro ho potuto accettare la più grande sfida della mia vita, commettendo tanti errori ma imparando a superarli per maturare l'esperienza che ho oggi. Ed è su questa base solida che ho costruito la reputazione, la fiducia e le risorse con cui ho potuto fondare altre due startup e tanti progetti in altri ambiti. Il fondatore di un'altra startup, che si chiama LinkedIn, disse che un imprenditore è qualcuno che si lancia da un dirupo e costruisce un aereo mentre cade. Io a 27 anni ho capito che nella vita sono quello che si lancia e oggi posso dire che il mio piccolo razzo di carta ha cominciato a volare prima di toccare il fondo. E adesso è il momento di prendere quota.